Quello di cui vi parlo oggi si divide in due parti. Una parte riguarda ancora la geomorfologia e poi faremo un breve riassunto di alcuni concetti di statistica e di probabilità. In particolare, il punto in cui eravamo, se lei riguarda le cose di... cioè, io mi deprimo, poi mi butto dalla finestra. Allora, abbiamo imparato che, che possiamo scegliere delle direzioni all'interno di un bacino che si chiamano direzioni di drenaggio. E in particolare abbiamo visto due metodi per calcolare queste direzioni di drenaggio e ne abbiamo parlato la volta scorsa anche di come queste possono, essendo limitate dalla scelta delle direzioni topologiche possibili, cioè 8 nel nostro caso, come questo possa creare degli errori e come questi errori possono venire corretti. E una volta identificate le direzioni di drenaggio è possibile attribuire un'area contribuente a ciascun punto del bacino, e questa è una questione importante perché l'area contribuente, voi potete pensare, sia un surrogato, se vogliamo, della portanza che produce in un punto del bacino. C'è un aspetto però che è ancora interessante, che è dove iniziano i canali. Allora, voi vedete per esempio questo disegno che è stato da un lavoro di Scott Peckham, dove lui ha delineato esattamente come facciamo noi le linee di drenaggio. Osservate anche la data, 1995, più o meno queste storie hanno 20 anni. Non sono nuovissime, ma sono consolidate, però non sono neanche antichissime. Ogni punto qui ha una direzione di drenaggio, però se voi andate con i vostri scarponi, le vostre scarpe da ginnastica sui versanti che stanno qui fuori, non è che in ogni punto ci sia un canale che convoglia l'acqua. Allora ci chiediamo intanto che cosa sia un canale. Beh, è un canale, una parte erosa del bacino in cui per esempio possiamo osservare che l'acqua viene raccolta e nei momenti in cui vi sono precipitazioni questi canali vengono riempiti d'acqua che scorre in essi. L'acqua scorre viceversa anche in modo più o meno indistinto al di fuori dei canali. Dopo addirittura vedremo una foto di quella che si chiama una testa del canale. Al di fuori della... cioè sul versante all'interno del canale l'acqua scorre con modalità differenti e con velocità differenti. Per cui questa è la ragione per cui è importante delineare. Qui sembrerebbe che tutto sia canale. L'approccio che ebbe Scott Peckham una ventina di anni, 25 anni fa, diciamo, era quello di dire, come vedete qui intanto ci sono delle caratteristiche di drenaggio parallelo che sono dovute più che altro a come noi calcoliamo le direzioni di drenaggio, non sono realistiche queste parti. Allora Scott dice, potremmo cominciare a tagliare via per esempio i rami di ordine 1, che poi vedremo che cosa vuol dire ordine anche. Cioè questi primi rami che sono l'inizio, questi non sono sicuramente veri canali. E poi via via tagliare via i rami, quelli i rami che restano, fino a che la figura ci sembra abbastanza ragionevole. Nei primi lavori questa ragionevolezza era confrontata con le carte del, in particolare negli Stati Uniti, dell'USGS, del Dipartimento di Geologia dell'amministrazione statunitense. Naturalmente queste carte erano abbastanza imprecise e rimangono abbastanza imprecise. Dopo aver tagliato via i rami di quattro ordini, resta questo che a Scott Peckham sembra una riproduzione relativamente fedele di quelli che sono i canali, cioè taglia via via i rami esterni come se fosse
con un arboricoltore e rimangono queste parti, e lui poi le dica. Ci sono, se vogliamo, dal punto di vista interpretativo delle immagini, qui alcune caratteristiche sulle linee di livello che potrebbero anche essere ricondotte appunto all'inizio dei canali, in particolare il fatto che le linee di livello rappresentino, cominciano a rappresentare una parte che è concava, dove ci aspettiamo che ci siano i canali, e non una parte convessa dove ci aspettiamo che ci sia un versante. Un secondo criterio è quello di dire, i canali sono laddove l'area contribuente supera un certo valore, per esempio in questo caso 200 pixel. L'area contribuente è un elemento che voi sapete calcolare, che poi è sufficiente mettere una maschera sui pixel dove è calcolata l'area contribuente, e dite solo in quei pixel dove l'area contribuente è più grande di un certo valore di soglia, qui sarà scritto threshold qualche volta, lì lascio che ci siano canali. E anche questa, se volete, è un'immagine che potrebbe essere anche realistica ai nostri occhi. Non ci sono più, dire che non ci sono più elementi che vanno in parallelo non è proprio corretto, ma qui vedete le linee di livello sono più o meno parallele tra di loro, qui c'è questa contour granulation che sembra dire che i canali qui possono iniziare, anche qui, quindi tutto può essere abbastanza ragionevole. Certamente questo è uno dei criteri che userete anche voi. Per esempio questo è l'altro bacino, vedete una cosa interessante, che man mano che voi imponete un'area di soglia maggiore, naturalmente la rete di canali si diminuisce. Nel primo caso la soglia sull'area contribuente era 30 pixel, nel secondo caso 100, poi 500, poi infine 1000. Potete osservare del resto che nel passaggio da 500 a 1000 pixel, nonostante l'area contribuente raddoppi e sia molto grande, non è che si osservi un cambiamento così repentino della struttura. Certamente la struttura idrografica che appare è più rada a destra, però mantiene le stesse caratteristiche principali che ci sono a sinistra, quindi significa che certamente l'area contribuente è un elemento relativo, che c'è una certa soglia sull'area contribuente in cui effettivamente anche il bacino cambia di relativamente poco, e quindi si può in qualche modo pensare che questo criterio sull'area contribuente possa avere una sua ragione, una sua stabilità nel determinare le cose. I criteri però che vi ho appena mostrato sono puramente geometrici, anzi derivano semplicemente dall'analisi del dato digitale del terreno. Il geologo con i suoi scarponi va in campo e dice, ma si chiede dove cominciano i canali, e osserva queste forme che voi vedete qui riportate in un famoso lavoro di David Montgomery e Dietrich, e vedete proprio questa è la rappresentazione di un inizio di canali in un certo tipo di morfologia, naturalmente, in cui qui vedete c'è una coltre erbosa, la coltre erbosa viene erosa, quindi questo è un sintomo di un processo erosivo, oppure di un processo, se vogliamo, in piccolo, ma di un processo di landsliding, cioè di formazione di una piccola valanga che erode questo terreno e forma, cambia la curvatura, che qui probabilmente era planare, qua diventa improvvisamente come convessa e convergente. E quindi riconosciamo queste caratteristiche. Qui si era nel 1989, quindi non c'è, i dati digitali del terreno ancora non erano così frequenti, e ancora non esistevano quelle immagini da satellite che adesso hanno una precisione di 20 cm. Ho letto proprio ieri che finalmente, per esempio, la DLR, che è una
un'agenzia tedesca ha finito la ricostruzione di tutte le quote della terra ad un metro di risoluzione. Quindi voi vi pensate con qual è la differenza da allora ad oggi. Adesso questo tipo di caratteristiche attraverso un'immagine ottica presa da satellite si potrebbero anche riconoscere. La storia è abbastanza lunga. Where the Channels Begin di Montgomery Dietrich è uno degli articoli più felici e più citati in questo campo della letteratura che va dalla geomorfologia all'idrologia. In particolare però i loro studi non si limitano all'osservazione, ma si estendono anche a cercare di capire che cosa è successo. E allora l'idea è che l'acqua scorrendo sulla superficie per il momento inalterata comunque attua uno sforzo sul fondo. Quando lo sforzo supera una certa valore di soglia comincia l'erosione. In particolare qui lo sforzo tangenziale è visto proporzionale a che cosa? All'area contribuente che sta a monte, che è il termine che sta sopra, diviso l'unità di contorno, cioè che se volete l'unità, l'area contribuente per unità di lunghezza della linea di livello che passa per il punto in esame, moltiplicato per il gradiente della pendenza. L'area contribuente è ovviamente un surrogato della portata e se facciamo questo sforzo di cambiare appunto l'area contribuente, un fatto puramente geometrico che misuriamo con la portata, andiamo a capire anche le ragioni di perché lo sforzo tangenziale sia valutato in questo modo. Lo possiamo esprimere, la pendenza angolare la possiamo esprimere come il modulo del gradiente della pendenza della superficie del terreno oppure in termini angolari come abbiamo visto la volta scorsa. E per spiegare meglio utilizzo questo disegno di David Terbottom e dove vedete riportate le linee di livello. Intanto osservate e qui c'è un canale, questo canale in particolare non è stato identificato in maniera oggettiva, cioè attraverso l'analisi dei dati digitali del terreno, ma sono andati in campo e hanno visto che cominciava qua. Allora qui che cosa, questa area che vedete delineata in un verdino un po' più scuro, che cos'è? È tutta l'area che contribuisce a questo punto e qui effettivamente come vedete l'acqua viene concentrata, la portata supera un certo valore, conseguentemente la tensione tangenziale al fondo, il sforzo tangenziale al fondo che vi avevo indicato prima supera un certo valore che permette l'erosione all'inizio del canale inteso dal punto di vista geomorfologico. Da questa parte, questo in inglese si chiama hollow, che vorrebbe dire imbuto, e questa è una testa di canale. Viceversa qui c'è un versante che entra lateralmente nel canale, anche qui ci sono delle linee di drenaggio. Però come vedete le linee di livello sono tali per cui il flusso è costantemente parallelo, non vi è alcuna aggregazione dell'acqua e la sforzo tangenziale al fondo non supera mai quel valore che consente poi di avere l'erosione, di iniziare l'erosione e quindi di avere un altro piccolo canale in quel punto. Allora anche noi possiamo attuare per calcolare la formula di Montgomery e Dietrich ci suggerisce un altro modo per calcolare
l'inizio delle reti di canali. In particolare prima dovremo calcolare due entità geometriche, una è A, l'area contribuente che sappiamo già come calcolare, e l'altra è questa B, questa linea di contorno, che qui vado a spiegare meglio. Vedete disegnati tre pixel qui. Che cosa succede? Qui siamo a monte di un, tutto è esagerato in questa figura, siamo a monte di un pixel. La linea di livello che passa a monte del pixel è questa che vedete segnata in rosso. Quindi qui l'area, tutta l'area passa attraverso praticamente una lunghezza che è pari al lato del pixel. Tuttavia, se improvvisamente c'è una convergenza della topografia, l'acqua converge e tutta l'acqua che qui passava lungo tutto questo contorno passa solo attraverso questa piccola porzione che è circa la metà di prima. Conseguentemente, da monte verso valle, lo sforzo tangenziale raddoppia a parità di pendenza. Questo tipo di immagine spiega anche come viene calcolata questa quantità A diviso B nei tool che voi andrete ad usare, cioè per ogni pixel va a calcolare qual è la convergenza dovuta alla geometria differenziale della superficie e quindi calcola l'aumento di sforzo tangenziale da un punto verso l'altro. Siamo abbastanza fortunati e siccome questo aumento di convergenza è molto forte in alcuni punti, questi sono dei punti che sono dei buoni candidati per essere l'inizio delle teste dei canali. Una rappresentazione di queste di questa quantità A su B porta alla delineazione di questi elementi bianchi che, come vedete, effettivamente sembrano rappresentare ed essere molto alti dove iniziano effettivamente dei canali, anche se non dove ci aspetteremo, e sicuramente questi termini sono bassi lungo l'asta principale, dove poi non è più necessario formare il canale, cioè erodere in un certo senso. Quindi possiamo usare anche questa formula per andare a calcolare. Qui di nuovo torniamo al lavoro di Montgomery e Dietrich e vedete i vari metodi confrontati, in particolare quello che il metodo basato sullo sforzo tangenziale mette insieme l'area contribuente a monte, ma se ricordate anche la pendenza locale, quindi ci sono due fattori che sono corresponsabili dell'inizio dei canali. Ce ne sarebbe un terzo, ce ne sarebbe anche un quarto. E quali sono secondo voi? Non pensate da ingegneri. Beh, come mai a nessuno di voi è venuto dire ma sarà diverso se l'acqua scorre sulla roccia, scorre quindi i tipi litologici o la copertura che c'è contano? Dove con copertura intendo sia il tipo di suolo che può essere più o meno erodibile, se è roccia per esempio è pochissimo erodibile, e anche il tipo di copertura, per esempio il fatto che ci sia o non ci sia dell'erba. L'erba aumenta di 5 ordini di grandezza, diminuisce anzi di 5 ordini di grandezza l'erodibilità di una superficie, sempre come derivato da lavori di Dietrich e Montgomery. Quindi la costante di proporzionalità che arriva prima della formula che avevo messo, quando avevo messo quella tilde davanti alla formula di Montgomery e Dietrich, stava a indicare proprio che c'è una costante di proporzionalità e questa costante di proporzionalità dipende da questi fattori. Modernamente le tecniche di analisi della convergenza delle superfici sono diventate molto più sofisticate. Questa è
è un esempio sulla quale è del 2011, quindi solo 5 anni fa. Le tecniche di analisi del territorio, i dati digitali sono molto migliorati e si possono estrarre delle reti con maggiore precisione. In particolare in questo lavoro, sempre di colleghi italiani, di olandini e di altri, Paolo Carolli ed altri ancora, sono andati anche in campo a misurare dove effettivamente iniziano le reti di canali, e l'estrazione in qualche modo oggettiva delle teste dei canali, che qui sono indicate con dei cerchietti, coincide anche in realtà con quello che si ottiene dalla rete digitale. Peraltro noi poi saremmo interessati a bacini molto più grandi di questi, non headwater basins, cioè bacini di testata, se non in condizioni particolari o per problemi particolari. Quindi man mano che poi andiamo in giù, se volete, questo errore che noi facciamo è in qualche modo perdonabile.